Veramente affettuoso saluto. Allora, Gino Alberti, ti prego di... Sei ancora tra noi? Sì. No, mi guardi perché... Che vuoi? No, vieni qua per piacere perché tu hai portato la pallavolo qui, ma non sapevo che eri stato anche, come si dice oggi, un produttore discografico. Nel 78... 78 giri 59, nel 59. 1959 Pensa, io ancora dovevo nel nascere. 78. E tu già... Io ho sponsorizzato una riproduzione, credo, mi faceva notare, della samba che era avvenuta nel 1900, fine 58-59. Non è che in quel momento avevo la capacità economica per spendere dei soldi, è stata una partecipazione collettiva di molte persone. Siamo andati a Napoli molte volte prima di riuscire a incidere alla casa discografica Vis Radio. Quindi noi siamo stati là e abbiamo inciso questo disco anche con l'aiuto di tante persone di Lauria, quelli del coro della chiesa di San Nicola e tanta gente che praticamente hanno collaborato fin quando non abbiamo ottenuto il risultato di incidere questa matrice nel 1900. Cioè, poi la Vis Radio è fallita, non so se si riuscirà a trovare ancora, ma ho visto che avete delle copie, quindi vabbè, io come maestro soprattutto l'ho seguito successivamente a questo avvenimento, cioè praticamente sono stato quando in chiesa suonava, sono stato ad ascoltarlo tante volte, era il maestro di tutti quanti, io ci sono andato anche qualche volta, quindi praticamente il mio rapporto è stato anche di ammirazione, perché in quel momento Lauria non è che offriva grandi motivi per potersi. Quindi era un paese che veniva fuori dalla guerra, che veniva fuori da tanti problemi e quindi c'era una certa crescita. Ecco, però l'idea fu fatta in quella maniera, io credo, e lo devo dire perché a me mi lega molto il ricordo a Franco Carlomagno, che era un ragazzo che aveva preso la messa da poco, che suonava in modo meraviglioso perché faceva parte della sua, e che quindi praticamente contribuì in maniera decisiva, tant'è vero che partecipò anche all'esecuzione Sì. di questa della musica per incidere il disco a Napoli. Grazie Gino per il tuo contributo. So che deve andare via, ti aspetta la partita, però puoi continuare a restare. E adesso.